Parliamo anche di brevetti. Conviene brevettare nel 2021? Quello del tema dei brevetti è un tema. Allora, nell'ambito della proprietà della cosiddetta più ampia nicchia della Quello, proprietà intellettuale, cioè, sai, vabbè, le tre grandi famiglie sono copyright, non diritto questo, d'autore, marchi, la storia, diciamo, la parte relativa ai marchi e segni distintivi, e poi c'è la parte sui brevetti, che insomma è la parte più tecnica, no? Io insegno tutte queste tre cose nel mio corso che ho a Firenze, e in effetti la parte sui brevetti è quella un po' più tecnica, un po' più legnosa per gli studenti. Però per cercare di semplificare, allora tu mi chiedi se conviene. Cioè, la risposta è c'è una forte componente ideologica, diciamo, nel senso che c'è chi si scaglia contro il brevetto come strumento che è addirittura contrario all'innovazione, il che sarebbe una riflessione da fare molto interessante, perché se tu vai a leggere perché è nato il brevetto, è nato esattamente per incentivare l'innovazione. E quindi è bizzarro che oggi, nel 2020, ci troviamo a chiederci se il brevetto sia davvero uno strumento di innovazione, o se addirittura soffochi l'innovazione, perché è diventato uno strumento non tanto per incentivarla, ma per tenerla sotto controllo. Questa è un po' la riflessione che bisogna fare, soprattutto nell'ambito tecnologico. Adesso, in questi mesi, ovviamente, si sta parlando dei brevetti in un altro senso, che è il senso della brevettazione farmaceutica, del mondo delle case farmaceutiche, che ha tutto delle esigenze diverse. Io conosco di più l'ambito del tecnologico, dei brevetti legati alla tecnologia, al software, e lì davvero il rischio cioè, si realizza molto frequentemente la situazione per cui il brevetto non viene tanto utilizzato per incentivare innovazione, ma cioè, scusa, non tanto per sviluppare innovazione, ma per tenere sotto controllo l'innovazione degli altri, cioè per escludere gli altri da un settore, anche se magari non sono davvero così interessato io, azienda che ho brevettato, a sviluppare quell'invenzione, quella soluzione tecnologica. Brevetto almeno per non farmi rompere le scatole, passatemi, insomma, semplificate, da altri miei concorrenti che possono incrociare il terreno di questo mio sviluppo tecnologico e quindi darmi fastidio nel mio business, no? Quindi il brevetto è utilizzato più come forma di, appunto, monopolio in ottica di strategia commerciale, e non davvero come una leva per fare innovazione. Poi, ecco, sicuramente qualcuno, qualche altro intervisti, un altro giurista che ha una sensibilità diversa su questo tema, e ti dice che sto dicendo una marea di panzane, perché è davvero un tema molto, molto, molto polarizzante quello dei brevetti in ambito tecnologico.